Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Quattro Chiacchiere. Ospite speciale di questa sera c'è il consigliere Marco Wong da Roma. Buonasera Marco, benvenuto. Ciao a tutti, E ciao Wen, ovviamente sono c'è la Sara. nostra conduttrice speciale, la mitica Sara da Milano. Buonasera Sara. Aiuto, spalla, non so, mi sono perso la spalla. No, no, sei te la presentatrice, perché sei te che costruisci tutte le diapositive in queste serate, quindi è merito tuo se facciamo queste cose, siamo noi la spalla. E niente, oggi si parla di Pai Joe. Sì, si parla di alcol, almeno un argomento felice, dai, in questi tempi bui. Penso che sia stata, in realtà penso che sia stata una consolazione per tante persone nel periodo di lockdown soprattutto, ma sì, ovviamente con, come possiamo dire, i pro e contro della situazione. Non è che stiamo facendo una campagna per favorire l'alcolismo, però sicuramente un risvolto sociale anche su questo c'è stato. Però parliamo adesso in maniera un pochino più generale e così introduttiva a un altro aspetto culturale, perché definirei il baijiu, quindi quello che è l'alcol o comunque l'alcolico più famoso cinese, proprio con dei risvolti culturali. Allora, baijiu appunto è un'acqua vite cinese. La parola stessa baijiu sarebbe liquore bianco o spirit, come si direbbe in inglese. Tante volte però è tradotto in maniera erronea come vino bianco. In realtà è un distillato. Da dove deriva? La storia del Baijiu è, come facciamo sempre, il nostro cappello storico mitologico. Marco, ovviamente, fermami se dico fesserie. Io No, ma sicuramente ho non fatto un ci po' di mancherebbe. ricerca su quello che potevano essere delle storie. Poi magari anche tu ne conosci di alcune che io non conosco. Sapevo di due storie sostanzialmente, due miti, di due persone nello specifico. Una è Yi Di e l'altra è Dukan. Yi Di è la moglie del fondatore della dinastia Xia, un re mitologico che aveva il potere di dominare le acque. E praticamente lei di contro, questa Yi, riuscì ad ottenere un vino dal riso, lo offrì al re, ma questi, invece che accogliere bene questa nuova scoperta, lo mise al bando perché temeva già di grandi ripercussioni, grandi problemi, tipo perdere il trono perché uno poi si dedica all'alcol e non riesce più a governare. E quindi lo mette al bando. Ma poi suo figlio Qi toglie il divieto, ovviamente, e diventa una bevanda molto importante, soprattutto da offrire agli dèi. Noi in una delle puntate precedenti abbiamo parlato anche di Qimin Jie, della festa di Qimin Jie, e anche durante la festa appunto di Qinmin, il Baijiu può essere uno di quei doni che vengono portati agli antenati. L'altra storia invece, che riguarda Dukan, siamo sempre durante la dinastia Xia. Questo Dukan un giorno decide di nascondere dentro la cavità di un albero vuoto dei semi di sorgo cotto, stufato, e li lascia lì, se li dimentica lì. Dopo un po' ritorna e nota che l'albero ha un fortissimo odore. Lo taglia a metà, non si sa perché, dice: ma proviamo a bere quello che c'è dentro, non si sa. E praticamente da lì si pensa sia nato una prima idea di fermentazione del Baijiu. Certo è che a livello, come posso dire, storico, sono stati rinvenuti dei strumenti, ad esempio appunto, come dicevo, d'offerta agli dèi piuttosto che agli antenati, con più di 5.000 anni, e si pensa che questi strumenti fossero già usati per tenere il Baijiu. Beh, sul Baijiu, altre cose, a livello storico sempre, durante la storia appunto ci sono imperatori che lo mettono al bando o chi ne diventa praticamente assuefatto, lo prende quasi come una droga. Ad esempio c'è questo Zhou Huan della dinastia Shang, pare, la leggenda vuole che lui abbia fatto costruire una piscina piena di Baijiu
con le donne nude dentro, quindi, quindi aveva, univa l'utile al dilettevole. Come ma ci sono arrivate, no, delle immagini di quella piscina? O... No, penso che siano state debitamente censurate. Diciamo che dall'altra parte Baijiu è sicuramente stata anche una fonte di ispirazione. Si sa ad esempio di uno dei, dei poeti più importanti, più famosi cinesi, Li Bai, che pare abbia scritto più di 100 poesie o comunque componimenti dedicati al Baijiu. Aprendo una parentesi su Li Bai, si pare che purtroppo sia morto ubriaco proprio mentre era su una barca e tentava di afferrare la luna riflessa nell'acqua. Così pare. E tu avevi degli aneddoti su Baijiu, Marco? Ma tantissimi, perché poi la Cina, come tante altre culture antiche, ha un sacco di storie che riguardano la cultura del bere. E per esempio, insomma, una cosa molto caratteristica del bere in Cina è il bere in compagnia, per cui insomma si fa campei e si beve tutto d'un colpo. Questo qui insomma è particolarmente pericoloso in occasione delle feste, in cui si cerca prendere omaggio a una persona, si va lì e insomma si beve insieme, no? In qualche caso queste qui diventano delle vere e proprie sfide. E questo comporta che insomma le cene di lavoro, conviviali, eccetera, siano ad altissimo tasso alcolico. E per esempio, alcuni anni fa c'era stata una campagna proprio per limitare il consumo eccessivo di alcol per le cene di lavoro, tant'è che insomma c'era stato il caso abbastanza famoso di una persona che insomma per motivi di lavoro doveva andare molto spesso fuori a cena, al punto da avere una malattia e insomma lasciarci le penne proprio per avere bevuto troppo. E per esempio io ho vissuto diversi anni nel nord-est della Cina, a Changchun, che è una città che letteralmente significa lunga primavera, però insomma credo che chi ha usato il nome lo avesse usato come speranza piuttosto che come senso degli humor, perché le prime nevi vengono a fine ottobre, inizi novembre, le ultime verso aprile, ed inverno fa sui meno 30 sotto zero, no? E una delle prime cause di mortalità era il fatto che insomma tante persone uscivano dai ristoranti d'inverno un po' ubriache, magari stramazzavano a terra e gelate così sul marciapiede, insomma. E per quanto mi riguarda personalmente, io mi sono ubriacato una sola volta in vita mia, ed è stato appunto in occasione di una cena di lavoro, mi ricorderò, e insomma l'elemento alcolico era molto importante, e diciamo per chi come me insomma conduceva una vita in cui bisognava bere, si sviluppavano poi tutte quelle tecniche per evitare di essere stesi insomma al primo giro di brindisi, no? Per cui insomma tutti gli accorgimenti insomma per riuscire a reggere l'alcol. E poi insomma ci sono anche... Un po' la pugnetta nascosta nella bocca per assorbire. Per esempio, diciamo, il fatto che il baijiu è per l'appunto bianco, poi se uno nota, molto spesso si accompagnano bicchieri di acqua o di altre bevande. E quindi per esempio se uno nota in un banchetto in cui le persone devono bere, però devono cercare di non ubriacarsi, insomma dopo aver bevuto, magari ci bevono un bicchiere d'acqua subito dopo. E uno dei trucchi che ho imparato è che in realtà invece di bere l'acqua te lo tieni in bocca e poi lo sputi nel bicchiere d'acqua, lo diluisci. E poi vabbè ci sono anche poi tutte le leggende insomma che riguardano i derivati per esempio la leggenda che riguarda il baijiu con il serpente. Sì, infatti adesso poi ne parliamo.
parliamo, sì. E poi, vabbè, insomma, adesso ci sono poi tutti, il baccio è una bevanda, insomma, un liquore, se vogliamo, molto popolare, però, insomma, poi ci sono anche tutti quelli molto più famosi, cari, come il Moutai Jo e tantissime altre. E stranamente, diciamo, in Italia il baccio non è così conosciuto come... No. Cina. Questo qui, insomma, è dovuto, insomma, è anche un po' colpa della mia famiglia, nel senso che diciamo, noi in famiglia siamo stati tra i primi importatori di alimentari cinesi in Italia, e a quell'epoca si decise di importare, per esempio, la grappa di riso, di vino, di rose e così via, che sono quelle che poi sono diventate le più conosciute nella ristorazione cinese in Italia. Per svariati motivi, insomma, gli importatori dell'epoca non scelsero di non importare tanto il baijiu, e quindi, insomma, per esempio il Meikui Lu e queste altri liquori che in Cina non sono così conosciuti come il baijiu, sono qua in Italia in realtà più conosciuti che in Cina. Insomma, questo qui è un anche po'... perché c'è una ricezione diversa, cioè, comunque tieni conto che già l'Italia ha una cultura, soprattutto l'Italia del Nord, ha una cultura su quello che sono i spirits, i liquori, piuttosto che le grappe. Cioè, se noi pensiamo soltanto al Friuli di Venezia Giulia, piuttosto che al Trentino, c'è tutta una tradizione di grappe, poi alcune fruttate, alcune secche, per cui forse all'inizio si era valutato, cioè, che non fosse proprio un mercatone quello di... Però io sono dell'idea che si può sempre iniziare, anche perché ti dirò, Marco, che forse in Italia non c'è ancora grande ricezione, ma in Inghilterra e soprattutto in America in realtà ci sono diversi bartender, come li chiamano oggi, che sperimentano mille cose e si sono messi in testa di sperimentare anche il baijiu, di fare ovviamente abbinamenti di un certo tipo per poter lanciare anche baijiu sul mercato americano, non so con quale esito. Una cosa che mi aveva, perché volevano associarla un po' alla tequila, però c'è un po' di differenza secondo me. E la cosa curiosa è che volevano poi abbinarlo anche a gusti fruttati, tipo il baijiu al durian. Ma che schifo, non c'è neanche in Asia questo sapore al durian. No, ma infatti si parla di sperimentazione pura, cioè di associare delle cose di origine, cioè, che hanno la stessa, più o meno la stessa origine geografica, per capire se effettivamente ci può essere una relazione. Se no, si parlava appunto di un elementare arancia, gusto arancia, piuttosto che... Però mi aveva colpito il fatto di voler portare questo discorso sul mercato americano. Ribadisco, non so con che esiti, perché nel senso, c'è una cultura del bere, ma non so rispetto a altri paesi la cultura del bere è cioè beviamo, non tanto cosa beviamo. In Cina invece, in Cina come in altri paesi, c'è l'idea del beviamo, ma beviamo nel senso una cosa particolare. Allora, dicevamo poi del discorso sul baijiu. In realtà il baijiu ce ne sono di diverse tipologie. Ne possiamo vedere quattro che sono più che altro definite dal gusto, dall'aroma. Stavo dicendo una cosa sbagliata, non è il gusto ma è l'aroma. Allora, l'aroma di riso, mi siam, cioè mi... proprio riso, siam, è l'idea del profumo. Si dice appunto sia tipico della Cina del Sud perché viene distillata da questo cereale. Ricorda un po' delle varianti che esistono in Corea e in Giappone, che sono il soju o il sochu giapponese, se non addirittura il sake, ma il sake ha un'altra storia. Poi abbiamo l'aroma leggero, cin, che quindi l'idea di leggero, tipico del nord, Pechino, e si parla appunto di sorgo puro, anche per
perché questo bisogna dire, cioè l'idea da che cosa deriva il baijiu, di base dal sorgo, però abbiamo poi diversi mix di cereali che vengono fermentati. Tu hai più idee di dettaglio, Marco, perché io sulla composizione in realtà sono poco ferrata. No, adesso mi stava venendo un piccolo aneddoto. Famiglia, cominciarono a importare già negli anni 80 il sake giapponese, che quindi venne servito nei ristoranti cinesi, e questo qui è una delle varie cose che ha contribuito così a fare un po' di questa colpevole confusione tra cinesi e giapponesi in Italia. E mi ricordo in quel periodo lì, insomma, un mio zio conobbe Gualtiero Marchesi, che insomma, è scomparso un paio di anni fa. Gualtiero Marchesi proponeva questo tipo di cucina, la nouvelle cuisine, insomma, con delle modalità di cottura, alle volte che erano proprio non cotture, che assomigliava un po' alla cucina giapponese. E quindi, insomma, mi ricordo Gualtiero Marchesi che veniva nel ristorante dei miei nonni e, insomma, immancabilmente si prendeva il sake, e tanto da pensare di servirlo nei suoi ristoranti. Poi, vabbè, non ho seguito più ulteriormente la vicenda, quindi non sono mai stato, il mio zio sì, io personalmente no, non ci sono stato a mangiare da Gualtiero Marchesi, quindi non so se poi introdusse veramente il sake nei suoi ristoranti, insomma, però magari certe tradizioni sono ben distinte in Oriente, però qui da noi in Italia si è già fatto molto meticciato, insomma, tra le varie cucine, senza magari, insomma, che si sapesse troppo in giro. Dicevamo poi degli altri due aromi, che sono il nonxiang, che è quello più amato dalla Cina, in tutta la Cina a quanto pare, che è quello più concentrato, e poi quello di salsa di soia, dice, che è jiangxiang. Ad esempio, su questo apriamo il capitolo del maotai. Maotai è la tipologia di baijiu più famosa e anche sicuramente quella più costosa, ed è quello più sponsorizzato tra i baijiu di fascia alta. Può costare anche 200-300 euro la bottiglia, a seconda della linea del prodotto, dal confezionamento e da altre caratteristiche, soprattutto dal confezionamento. Capita di vedere in Cina, volendo acquistare una bottiglia di baijiu di un certo livello, che hanno anche tutta una decorazione, una presentazione molto particolare. C'è la classica bottiglia di baijiu, che è questa che vediamo adesso tra le diverse immagini, ma in realtà poi ne possiamo trovare diverse di tipologie. Parlo del maotai, soprattutto di diversi con più o meno pregiato, e la confezione, anche questo vuol dire molto. Maotai, essendo anche quello più pregiato, è anche quello più copiato, cioè in cui si cerca o che comunque si cerca di copiare o di cercare comunque di vendere pezzi contraffatti. In realtà questo sarebbe poi un capitolo molto più ampio da aprire, perché la contraffazione degli alcolici in Cina non è cosa da poco, anzi è un tema abbastanza grande. Tanto è vero che anche quando anche io adesso apro un aneddoto su quello che mi era capitato in Cina, e casi in cui c'era gente non dico fortunatamente non avvelenata, ma che avesse avuto problemi perché nella discoteca, nel locale, aveva bevuto alcol storto, nel senso che era tipo la terza o quarta miscela rifatta, strarifatta, e tutto ha comportato per un certo periodo anche dei problemi proprio sulla falsificazione degli alcolici. E come dicevo, Maotai è sicuramente quello che viene più copiato. Dall'altra parte invece c'è quello che io ho provato personalmente, che è il Red Star o Argo Tou, che invece è quello che ovviamente ha una fascia di prezzo più bassa, più popolare, diciamo, che si può trovare anche nei 7-Eleven. Anche qui, altro aneddoto di sempre serate folli in discoteca quando ero giovane, e sto scherzando, e episodi divertenti di tipo
esci dal locale, anche, un po' per, anche perché non avevi tanta voglia di pagare l'alcol che ti servivano nel locale, all'altra ragione per cui appunto non sapevi cosa ti davano da bere, quindi si andava nel primo 7-Eleven piuttosto che negozietto aperto H24, e il Red Star, Largo Thon si trova sempre in diversi formati, e mi piace questo qua piccolino, che è tipo da tasca, da bevuta nascosta, la fiaschetta, no? Una volta si diceva la fiaschetta nascosta, no? Quando ti vuoi fare il cicchetto, ecco, magari con Largo Thon farti il cicchetto, magari un friulano ci riesce a farsi a tenere botta a un cicchetto di Largo Thon, però anche questo comunque ha una gradazione abbastanza alta, e tutti gli esperimenti del genere, cioè miei amici che prendevano tipo la bottiglietta di Largo Thon e poi prendevano il succo di frutta all'uva e così sperimentiamo una cosa nuova, mettevano il succo di frutta all'uva dentro all'Largo Thon. Disgustoso, risultato abbastanza disgustoso, ma faceva giovane, faceva ribelle, e vabbè, lo so, erano altri tempi, ci accontentavamo di poco, era il brivido di riuscire a bere Largo Thon senza dare di stomaco, e vabbè. Io a questo proposito, insomma, mi ricollego a quella leggenda che avete raccontato della piscina piena di paeggio e di donne. E vabbè, vi racconto insomma, un aneddoto a cui sono stato partecipe, cioè la mia prima cena di lavoro a Pechino. Mm-hmm. Allora, vabbè, avevamo invitato questi nostri clienti che avevano scelto loro il locale in cui andare a mangiare, ed era, vabbè, nella zona del Kempinski a Pechino, che insomma non so se c'è ancora, Lufthansa Center. C'era questo ristorante qua, molto molto kitsch, insomma c'era all'ingresso un nano con la livrea da maggiordomo con bottoni dorati e queste cose qua, che aveva l'unico compito di aprire la porta alle limousine che arrivavano, no? E poi all'ingresso c'erano 12 ragazze vestite in cipao rosso, che il cui unico compito era di fare l'inchino e di dare il benvenuto ai clienti. E mi ricordo questa cosa, così, che i nostri clienti ordinarono, che era il Mao Tai, con bile di tartaruga. Mamma. E insomma, questa cosa qui aveva un colore veramente incredibile, perché era, insomma, sembrava un verde radioattivo, per dire. E io, insomma, mi ricordo che poi alla fine della cena vidi il conto che si aggirava sui 2000 renminbi a testa. Ed era l'anno, correva l'anno 1994, lo stipendio però di un operaio era sui, mi sembra, 200 circa, no? Quindi 10 volte lo stipendio mensile di un operaio. E insomma, adesso non mi ricordo il dettaglio, no, delle spese, però insomma, questa bevanda qua aveva un'incidenza discreta sul conto. E mi chiesi, insomma, come mai, insomma, fosse così costosa e così apprezzata. E vabbè, insomma, quello che poi scoprì un pochino di tempo dopo è che insomma la cena poi prevedeva un dopo cena, e insomma, quel tipo così di Mao Tai con bile di tartaruga avrebbe dovuto essere così propiziatorio per aiuto. Ma era bevibile o era disgustoso ugualmente? Ma in realtà il gusto del baijiu, insomma, seppelliva un po' tutti gli altri gusti. Ah, ok.
Però ecco, devo dire che faceva un effetto molto particolare vedere questa cosa di questo colore, insomma, indefinibile, insomma, che sembrava un verde radioattivo. E quindi, sì, insomma, diciamo poi per esempio da questo punto di vista, adesso non so se esiste ancora, una volta fino agli anni 90 penso ci fosse, inizi anni 2000, a Taiwan, a Taipei c'era il Snake Alley, che era il posto dove si andava appunto a, insomma, a consumare i serpenti. E alcune parti di serpente che erano propiziatori, perché la Snake Alley era poi accanto alla zona luci rosse di Taipei. Mamma. No, a proposito di serpenti, tu giustamente citavi le varianti che ci sono appunto di Baijiu, con dentro appunto gli serpenti in salamoia piuttosto che altri animali, e in effetti quelli anche a livello proprio di immaginario ogni tanto tornano fuori. Io sinceramente non li ho mai visti in Cina, sarà perché non ho bazzicato posti troppo particolari. Però vabbè, che tu sei pudica, non ce lo vuoi raccontare. non in diretta almeno. Sarà un dietro le quinte. E quindi dicevamo, tornando al nostro percorso sul Baijiu, abbiamo poi 1001 varianti regionali con più o meno aromi forti piuttosto che leggeri, e poi facciamo sempre un salto per il discorso della tradizione, cioè di quello che accennava prima Marco, ovvero a livello sociale che il ruolo ha. È un ruolo abbastanza importante, proprio perché è un elemento di anche questo di socializzazione, per cui si beve sempre facendo questo brindisi Ganbei, che appunto sarebbe bicchiere secco, nel caso il bicchiere vuoto, perché si beve alla goccia, guai se non si beve alla goccia. In realtà poi, volendo stare a guardare anche il discorso dell'etichetta, ci sono anche tutti una serie di approcci che vanno, se uno sta proprio a guardare, dovrebbero essere rispettati, nel senso che il baijiu, ad esempio, si beve in bicchieri piccoli di cristallo proprio per vedere il colore nitido e trasparente. Poi c'è tutto un discorso anche di dipendente, capo ufficio piuttosto che di direttore, per cui anche il metodo per fare il brindisi è tutto, segue tutto una certa prassi. Vero è che comunque, come dicevamo, è molto importante a livello sociale, quindi nei pranzi tra gli amici piuttosto che nei pranzi di lavoro durante i matrimoni. Vero è che proprio per quello che accennava Marco, di evitare ricadute, soprattutto per lo sposo e la sposa, che tradizionalmente dovrebbero fare il brindisi con tutti gli invitati, perché se no è maleducazione, di solito, correggetemi se sbaglio, il migliore amico dello sposo o magari qualche parente si dà disponibile per bere al posto dello sposo, così rimane stroncato l'amico ma non rimane stroncato lo sposo. Dicevamo, sì, degli amici dello sposo, il migliore amico dello sposo, magari il fratello, il cugino, a seconda, che si sacrifica, tra virgolette, al posto dello sposo per fare in modo che lo sposo non torni stroncato a casa, nel senso che non torna poi con le sue gambe. So che ad esempio in Italia, più che Baijiu, almeno i matrimoni cinesi che ho visto, cioè Baijiu è forse in una seconda sessione, ma di solito si fa col vino rosso, se non sbaglio, il giro di... Dipende, insomma, dipende un po' dai matrimoni, però sì, effettivamente i cinesi qua in Italia hanno preso a usare di più il vino rosso, e non sono sicuro sulle ragioni, però credo che
sia un pochettino meno pericoloso il vino rosso rispetto al Paicho. Infatti, quando ero in Cina, appunto, un'altra tecnica che avevo preso a utilizzare in questi, insomma, nelle cene di lavoro, era appunto di proporre invece del Baijiu il vino rosso, perché era comunque prestigioso. Insomma, i vini rossi italiani o francesi, insomma, costavano abbastanza. E poi perché, diciamo, insomma, in questo caso l'avversario di Brindisi non sapeva bene il tipo di gradazione alcolica che era, ed era meno abituato, e quindi, insomma, riuscivamo con il vino rosso a scamparcela meglio, insomma. E quindi, insomma, quando ero in Cina, io proponevo sempre, insomma, di bere il vino rosso. E il vino rosso qua in Italia è diventato una moda tra i cinesi, chiaramente, insomma, per un'occasione importante come un matrimonio deve essere un vino rosso di prestigio. E anche lì, insomma, si sono introdotti delle, insomma, abitudini molto pratiche, per cui, per esempio, i ristoranti cinesi specializzati in matrimoni, oppure le ville o i ristoranti italiani che lavorano molto con i cinesi, si sono abituati al fatto che magari gli organizzatori del matrimonio portino loro il vino, in modo così, insomma, da risparmiare un pochetto, insomma, sulla cena di matrimonio, che comunque, insomma, è una spesa molto importante. Io personalmente sono stato a matrimoni con oltre 600 invitati, e quindi immaginiamoci un po' quale può Ricordo. essere il costo di una cosa del genere. Certamente. Tornando appunto a quello di cui stavamo parlando, quindi il Baijiu nella tradizione piuttosto che nella storia, abbiamo altri due punti interessanti da toccare. Prima parliamo proprio di storia. Baijiu diventa protagonista, cioè protagonista no, ma sicuramente entra in campo anche nelle relazioni diplomatiche. Difatti poi nella slide successiva abbiamo la foto, una foto storica tra Nixon e Zhou Enlai che appunto brindano proprio con Baijiu. Quindi possiamo dire che Baijiu è stato presente anche nella storia. Altro elemento invece un pochino più contemporaneo sono le sfide alcoliche, che invece hanno dei risvolti sicuramente più gravi e più dannosi. Qualche anno fa infatti sono entrati in gioco con i diversi social media. Noi adesso abbiamo TikTok piuttosto che Instagram, ma mi pare che in Cina ci fosse una variante di Snapchat piuttosto che altri social media per fare delle... Esatto, proprio questo volevo parlarti, Wen. Lo chiamano zio 3 litri, cioè questo zio 3 litri, come viene chiamato in cinese, che lui è diventato famoso perché manda giù litri di alcol. Qua parliamo della Cintao, quindi è acqua in confronto. Però ci fu questo scandalo di questa persona proprio perché aveva accettato una sfida di bere, se non sbaglio, proprio 3 litri di Baijiu. Potete immaginare le conseguenze del fegato di questa persona, tanto è vero che fu ricoverato con una degenza abbastanza lunga proprio a causa di queste sue commesse che accettava di bere quantità esagerate di alcol. Ma in realtà questo non è solo legato, voi direte, a un mondo maschile, assolutamente no. Abbiamo anche qua, ad esempio, una foto, ad esempio, ragazze che si lanciano proprio in vere e proprie sfide alcoliche. C'è quest'altra ragazza di cui purtroppo non mi sfugge il nome, che anche lei era una star del web, che accettava di bere almeno
una bottiglia di Baijiu, come vedete nella foto precedente, a canna, quindi in maniera abbastanza incosciente. Non sappiamo gli esiti, ma li possiamo immaginare, di questa follia. In realtà anche di sfide alcoliche anch'io in Cina ho avuto la mia piccola parte, ma ovviamente non in maniera così... Dai, racconta. Non in maniera così sprovveduta. No, beh, in realtà era abbastanza divertente. Ti dirò, i miei avversari poi non erano stati neanche i cinesi, ma i coreani, che anche loro sull'alcol, sul bere non scherzano, soprattutto quando devono farsi le bottiglie di soju. L'episodio nello specifico era nel quartiere di Pechino in cui vivevo, Udaokou, che è il quartiere universitario, quindi pieno di stranieri, pieno di coreani, soprattutto di posti coreani in cui mangiare. E però quando si mangia coreano si beve anche coreano, o comunque si beve, non parliamo né di acqua né di birra. Questi posti li conosco. Eh sì, la Bamba era questo posto messicano che, vabbè, mangiare meglio di no, se non vuoi rischiare di avere un rapporto intimo con il bagno. Però c'era lì, ecco, Propaganda è uno dei locali, era uno dei locali top di Udaokou, andavano lì tutti gli stranieri a Propaganda, e poi ce n'era un altro molto in voga. Però infatti bere lì magari anche no, ecco, perché non sapevi cosa bevevi, davvero, rischiavi di berti, facevi prima bere la benzina ancora un po'. E ci sono tutti questi locali che sta inquadrando Gwen. Io ho questo 20 anni, perché io devo dire che questi posti non li conosco proprio. E io ti parlo del 2012-2013. Quando ero in Cina. In quel periodo lì frequentavo un po' più il sud. Sì, poi c'erano anche altri locali nella zona tipo di Salitun, però quelli erano un pochino più snob. E diciamo che questi ristoranti dove si mangiava coreano, dopo una certa ora rimanevano aperti, perché sapevano che i ragazzi andavano lì più che altro per bere. E le sfide alcoliche erano, ad esempio, bicchieroni di birra, che non è, la birra in Cina non ha questa gradazione così forte, bicchierone di birra, bicchierone medio di Coca-Cola e bicchierino di Baijiu piuttosto che di soju. E la sfida era praticamente incastrare i bicchieri in un modo tale che mentre tu bevevi la birra dovevi bere anche il Baijiu senza far cadere la Coca-Cola, perché sennò ovviamente tutti i gusti poi andavano alla malora. Vabbè, diciamo che sono arrivata a farne tipo 3-4 dei bicchieri fatti così, poi mi sono dovuta fermare, però sono stata soddisfatta del mio risultato. Qualcuno che è andato sotto il tavolo prima di te? Eh? No, dicevo, qualcuno che è andato sotto il tavolo prima di te? No, non c'erano trucchi, no, me li sono bevuti quei 4 bicchieri. Mi faccio ancora dimenticarmeli, però su quello è il risultato di cui sono vagamente orgogliosa. No. Beh, ma perché è culturale, nel senso, negare che l'alcol non abbia un aspetto culturale mi sembra un po' ipocrita. La cosa curiosa, non so se questo esista per i cinesi, ma esisterà sicuramente, una cosa curiosa è che c'era Udaokou. Tra i vari negozietti coreani c'era anche un negozietto che era stato fatto sgamato, dove oltre a vendere le cose, classiche cose da H24, vendeva anche dei flaconcini di tipo di erbe medicali, adesso non chiedermi la composizione perché non lo so, che praticamente venivano bevute per non avere il mal di testa il giorno dopo, tipo il post sbornia. Sì, però erano una roba, li spacciavano come robe di erbe senza roba chimica, per non avere il risveglio al mattino dopo con un mal di testa. Tu per caso, voi conoscete per caso dei rimedi post-bornia cinese? Perché ci saranno sicuramente. Io so che in Cina, come in resto dell'Asia, ci sono delle bevande a base d'erba per l'hangover, per il post-bornia. E vedi qua che ci sono alcune bevande coreane alle erbe. Ah, ecco, vedi. E sì, niente, sì. Tipo la Red Bull. La Red Bull è di origine thailandese, è stato importato poi dopo in America, in Occidente. Infatti uno dei proprietari è thailandese.
Quindi, infatti, un socio era inglese, poi l'ha esportato in giro per il mondo. Credo fosse austriaco, credo. E quindi è così, questa è la storia. E quindi c'è una gran cultura di erbe, bevande le erbe in Asia. E poi vabbè, c'è erba, erba, ma non andiamo oltre questo discorso. E, andiamo avanti invece con le varianti in cui, di cui, ecco, su questo sono un pochino più ferrate perché tendenzialmente le ho assaggiate tutte. Tranne, no, Gaoliangio mi manca sinceramente, però sono una, non mi dispiace, non mi dispiace Mei Gui Hua Jiao, che è quello che citava prima Marco, che è il Mei Kuei Luo, e ho il Giuie Cingio, che è invece il bambù, quindi il Mei Gui Hua o Mei Kuei è la classica grappa di rose. Se no, il Jiuye Qin è quello di bambù, se non sbaglio. Poi abbiamo anche le varianti che vengono utilizzate anche per cucinare. Volevi aggiungere qualcosa, Marco, su queste? Io, ad esempio, Gaoliangio non l'ho mai bevuto. Sì, l'ho bevuto, poi il Shaoxing, quello sulla destra, si usa soprattutto per Cucinare. cucinare, sì, sì, c'ho tanti ricordi abbinati a questi liquidi. Sì. Penso che tutti coloro che hanno lavorato in un ristorante li conoscono benissimo. Ti dirò, in realtà la mia preferita è questa. Sì. Ah, sì, anche, però questa qui non è la più quella, non so, questa qui deve essere venuta dopo. All'inizio veniva un'altra marca che adesso non mi viene in mente. Ah sì, è quella. Sì, sì, questa qui, sì. China Plum, che in realtà poi lì anche lì so che c'è un dibattito perché in realtà questo è il prodotto cinese, però c'è chi vanta una radice giapponese perché questa gradazione alle prugne sarebbe in giapponese l'umeboshi. Quindi la grappa di prugne giapponese, grappa, poi parliamone, è abbastanza alcolico, ma non la definirei grappa. Io la trovo molto molto gradevole, difatti non per niente ce l'ho in casa, ma anche esatto, quello, se no umeshu, proprio quello lì. Se no, appunto, come ti dicevo, il Mei Kuei, la grappa alle rose, è un classico che non muore mai. No, e tra l'altro, vabbè, negli anni 90 spesso si proponeva nei ristoranti cinesi insomma, il vino di prugna insieme nel bicchierino con un yammei, che era quel frutto. All'epoca non si riusciva a trovare fresco e quindi veniva sciroppato e quelle lì appunto era un modo così per dare quel tocco in più, insomma. Ecco, sì, è proprio questo qui. Perché in realtà nella versione, io l'ho mangiato la prima volta fresco dopo insomma, anni e anni che mi ero abituato al gusto di quello sciroppato e quindi per me è stata una doppia scoperta, constatare che aveva un sapore un pochino acido, insomma, perché nella versione sciroppata era sempre dolce. E arriviamo poi alle prove, nel senso che ci sono poi ovviamente tanti stranieri che sono andati in Cina o che hanno vissuto in Cina, che quindi prima o poi in contatto col Baijiu ci sono entrati. E mi faceva ridere, ad esempio, questo ragazzo che io ogni tanto seguo. Lo seguivo diverso tempo fa perché era molto più attivo su YouTube, adesso fa un po' meno video. Il nome molto buffo del suo account perché è Stupid in China. Lui in realtà sa parlare bene cinese, fa anche dei video molto, molto interessanti, facendo un po' lo scemotto, però in realtà va a toccare diversi elementi anche proprio della cultura, che sono molto interessanti. Lo affronta in maniera molto leggera e vi consiglio di vederlo proprio perché
è interessante, soprattutto leggero e divertente, per avere un'altra faccia della Cina da parte di questo ragazzo che appunto sa quello che fa, è molto bravo, quindi, però in realtà se cercate su YouTube trovate diversi, come posso dire, challenge piuttosto che video di stranieri che provano Baijiu, o nel caso se sono fortunati provano proprio Maotai. All'inizio diciamo che sono video relativamente buffi, proprio perché non essendo abituati a un sapore così forte, a una gradazione alcolica così alta, diciamo che all'inizio sono sempre molto... Non rimangono tanto composti, proprio perché il primo impatto con Baijiu non è proprio di facile gestione. Ci sono tantissimi stranieri che una volta che sono venuti, hanno avuto la possibilità di venire in Cina e di socializzare banalmente e di scoprire queste curiosità, poi le hanno volute provare. Ci sono proprio anche le challenge con gli amici dove gli fanno praticamente lo scherzone, dice bevi dell'acqua e poi poi si può anche fare al contrario, parlare un po' di quello che è stato il percorso di scoperta dei cinesi nei confronti dei liquori occidentali, insomma. Certo. Più o meno avvenuto negli anni 80, insomma, dopo le riforme di apertura economica introdotte da Deng Xiaoping, e vale la pena di raccontare che insomma, i vari protettorati stranieri in Cina avevano introdotto dei costumi sull'alcol differenti, per cui nello Shandong, per esempio, si trova una produzione di vino che è stata introdotta dai francesi, e nello Shandong c'è pure la produzione di birra della Qingdao, che è stata introdotta dai tedeschi, e insomma, quando io andai era il 1983 a Qingdao, e insomma si potevano vedere gli abitanti del luogo che andavano alla fabbrica con i sacchettini di plastica e poi andavano in fabbrica a farsi riempire i sacchettini di plastica, quindi vedevi in giro per le vie di Qingdao le persone con queste buste di plastica, insomma, che portavano la birra a casa. E insomma, questo qui quindi è stato un percorso di scoperta che ha un po' privilegiato, per esempio, la produzione francese, perché appunto le viti in Cina per la produzione di vino sono per lo più francesi. E questo qui ha fatto sì, per esempio, che insomma, quando si parla di vino, tradizionalmente si pensa al vino francese e soprattutto al cognac, per cui insomma negli anni, sul finire degli anni 80-90, se uno voleva bere e avere uno status, per esempio beveva il cognac francese. E per dire, quando io feci questa cena a base di, insomma, di baijiu con bile di tartaruga, c'era in questo locale qua, oltre al maggiordomo, oltre al nano vestito da maggiordomo e le ragazze in cipolla, eccetera eccetera, c'era un'intera parete con degli scaffali di vetro in cui si vedevano le bottiglie di cognac numerate, no, per tutti gli avventori abituali che venivano lì e insomma avevano la loro bottiglia, insomma, che chiaramente non finivano nell'arco di una cena, quindi il locale le riservava per loro per la volta successiva. Per il decennio sicuramente degli anni 90 era il cognac francese, che costava delle cifre veramente orripilanti. E infatti, per esempio, diciamo, se adesso negli ultimi anni ai matrimoni si usa il vino rosso
italiano, però per un certo periodo di tempo, e insomma tutto sommato forse si trova ancora adesso, ci sono tutta una serie di... si servono anche i cognac francesi, oppure simili francesi, per cui in commercio si trovavano per esempio dei cognac imbottigliati in bottiglia a forma di Torre Eiffel o cose di questo genere. Curioso. Ma quindi sfatiamo un mito, Marco, non è vero che i cinesi non reggono l'alcol? Ma lì ci sono cinesi e cinesi, cioè come da noi i veneti hanno la fama di essere particolarmente resistenti all'alcol, così vale per quelli del nord-est, perché lì mi hanno raccontato i miei colleghi che insomma c'erano delle cene in cui si beveva con il bicchiere insomma da acqua riempito di erano delle cose insomma molto molto pesanti. Quindi diciamo ci sono dei cinesi che lo reggono, cioè quelli appunto degli equivalenti dei veneti italiani che insomma ci danno giù dentro. Ma tu dicevi prima poi del vino, adesso che mi viene in mente, mi pare che ci sia anche una produzione che è vagamente famosa, che è proprio il Great Wall, se non sbaglio. Sì, il Great Wall è uno dei vini più famosi cinesi, appunto, insomma, basato su vitigni francesi. Ma anche quelli sempre nello Chandon? Sì, perché poi lo Chandon ha una caratteristica climatica insomma abbastanza buona per il vino, perché c'ha una forte escursione termica, non è molto lontano dal mare, insomma diciamo che lo Shandong è una regione costiera e quindi appunto le colline su cui si coltivano i vini sono abbastanza vicini al mare, sono di formazione abbastanza lunga, per cui insomma la salinità che c'è in quei territori è abbastanza favorevole, quindi insomma ci sono le caratteristiche per avere dei buoni vini. Poi appunto la produzione c'è stata a partire dagli anni 80 e quindi insomma già sono 40 anni di storia, che non sono tantissimi, però non sono neanche pochissimi. Insomma, quindi so che alcuni vini cinesi hanno ottenuto dei riconoscimenti a livello internazionale e diciamo forse la grossa differenza che c'è è nel marketing, perché insomma i francesi sono maestri in questo, per cui insomma ci sono le denominazioni per vitigno, per territorio, che sono molto molto particolari. Invece in Cina, essendoci una cultura del vino insomma minore rispetto chiaramente dei paesi in cui questa è tradizione, allora si punta magari su una tipologia di mercato di acquirenti che insomma è forse un pochino mediamente meno sofisticato. Chiaro, però da italiana sono orgogliosa, perché comunque nelle ultime due edizioni che si sono, a parte purtroppo quest'ultima che doveva esserci nel 2020 a, se non sbaglio, Shanghai di Vinitaly, però se non ricordo male le ultime due edizioni di Vinitaly in Cina hanno dato sold out, proprio perché c'è un interesse da parte del mercato cinese sui vini italiani, fortunatamente, per cui i mercati si smuovono. Come dicevi tu, forse il problema dell'Italia è che ci sono tutte le piccole realtà e che sono un po' difficili da intercettare, mentre in Francia forse da questo punto di vista, proprio per il marketing, sono più strutturati. Forse noi con le realtà delle piccole e medie imprese, piuttosto che dei viticoltori singoli, si fa ancora un po' difficoltà a creare
un commercio comunque, una rete più costrutta. Sì, infatti. E, sì, chiaramente qui c'è un po' il problema della dimensione media delle cantine italiane, che chiaramente non hanno la forza come magari le cantine francese di fare certe iniziative di marketing, e gli esempi, non so, per esempio in Toscana come il Chianti di consorzi che in qualche modo riescono poi a fermarsi, sono alla fine molto, molto pochi, no? Quindi questo qui fa sì che insomma diventi un po' difficile competere ad armi pari, perché poi insomma le spese per l'esportazione dei vini in Cina sono notevoli, perché devi fare le etichette in lingua e così via, e questo non è un protezionismo della Cina, perché insomma si richiede la stessa cosa per esempio qua in Italia, solo che chiaramente un conto è importare dei prodotti da un'azienda che per cui non so fare l'etichetta e la traduzione da una lingua all'altra è un costo tutto sommato trascurabile per i volumi che fanno, appunto magari quell'azienda vinicola in cui praticamente c'è padre, madre, figli e più lo zio. Insomma, e quindi insomma, chiedere a loro di fare le analisi chimiche, la traduzione delle etichette, eccetera, eccetera, diventa improponibile. Chiarissimo. E adesso lanciamo un appello ai nostri ascoltatori. Se avete mai provato il Baijiu, e se l'avete provato, fateci sapere le vostre storie alcoliche o comunque le vostre reazioni. Io non ho più niente da dire, ho concluso. Marco, se vuoi aggiungere tu qualcosa? Beh, io proporrei un brindisi. Non ho bicchiere. Allora, stasera serata poco alcolica. Va bene, allora salutiamo i nostri spettatori. Grazie ancora Marco Wong per aver partecipato a queste quattro chiacchiere alcoliche, e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!